Favorire la mobilità sostenibile, decongestionare il traffico cittadino, incentivare l'uso del mezzo pubblico e recuperare il rapporto con i cittadini e utenti. Sono questi gli obiettivi del nuovo CDA dell'AMT, l'azienda metropolitana trasporti di Catania. Da martedì 22 novembre saranno messi in servizio 9 autobus a metano a bassa emissione di inquinanti. Saranno inaugurati nuovi percorsi, il potenziamento delle circolari BRT, Librino Express e dei viali e incentivati l'uso dei parcheggi, due obelischi, Piazzale Sanzio e Fontana Rossa, a cui si aggiungerà nelle prossime settimane lo spazio di Piazza Borsellino. Da martedì 22 novembre, inoltre, saranno in strada già 115 autobus al giorno, che arriveranno a 130 entro l'8 dicembre. L'amministrazione Bianco sta puntando a raggiungere questo obiettivo. Al di là delle difficoltà note a tutti, noi non possiamo assolutamente sacrificare un servizio pubblico. Lo diceva prima il presidente La Rosa, l'azienda municipale Trasporti sta seguendo, sta attuando l'indirizzo dell'amministrazione Bianco in continuità anche col precedente management aziendale, e l'obiettivo di mettere in circolazione entro il 22 di novembre 115 mezzi e tra questi i nuovi 9 autobus a bassissima emissione inquinante, credo che sia la dimostrazione del chiaro obiettivo che vuole raggiungere l'amministrazione, che è quello di abbattere il muro divisorio fra il centro cittadino e le periferie. La città è una. Trasporto integrato anche con la metropolitana, no? Ma questo è un obiettivo su cui si sta lavorando. È ovvio che ci sono degli obiettivi a breve, medio e a lungo termine. L'obiettivo che l'amministrazione Bianco si sta dando è appunto quello di poter promuovere un'integrazione massima della mobilità. Noi altri riteniamo che intanto questo sia l'inizio di un percorso più ampio, ecco perché stiamo lavorando ad acquisire le linee di finanziamento attraverso il PONMETRO per avere nuovi mezzi. Già sappiamo che dal prossimo anno potremo contare su almeno 40 mezzi nuovi per svecchiare il parco macchine e dare dei servizi più puntuali. Voglio dirvene una su tutta: questi mezzi garantiscono l'accesso tanto ai portatori di handicap quanto anche alle mamme e ai papà con bambini, e quindi riteniamo che siano strumenti importanti per fare un servizio che sia moderno e che sia anche in linea con quelli che sono i bisogni della cittadinanza.